È stata una figura di intellettuale cattolico e di uomo di grande spiritualità. Parliamo del beato Antonio Rosmini, amico di Alessandro Manzoni e personaggio chiave del cattolicesimo del secolo XIX. Ho avuto il piacere di soggiornare qualche anno fa in quello che fu il suo palazzo a Rovereto, Casa Rosmini, dove era nato e ho potuto ammirare la stupenda biblioteca che Rosmini possedeva che sarebbe la gioia di ogni bibliofilo. Ho visto la cappellina dove celebrava messa e ho potuto gustare quell'ambiente in cui il genio di questo uomo poté espandersi. Una delle opere più note di Antonio Rosmini fu delle Cinque piaghe della Santa Chiesa, che uscì anonimo nell'anno fatale 1848. Non mi dilungo qui nel parlare di questo lavoro che certo fu giudicato già al tempo come controverso, ma voglio estrapolare la frase che segue. Dicemmo i costumi del clero esser periti nella chiesa in quel tempo che si divise nelle scuole la formazione del cuore da quella della mente. Mi sembra un pensiero interessante, soprattutto pensando al fatto che Rosmini in un'altra opera che si chiama Storia dell'impietà pubblicata nel 1834 aveva proprio polemizzato quell'approccio sentimentale alla religione senza il fondamento razionale. Sembra anche a me un pericolo sempre in agguato, anche nel nostro tempo, un tempo in cui un certo approccio sentimentale al fatto religioso invade il campo dell'intera esperienza religiosa, fomentato da un imperante spirito intriso di soggettivismo. Se dobbiamo dare ragione della speranza che è in noi, come ci impone la lettera di Pietro, dobbiamo certamente unire le ragioni del cuore a quelle della mente, pur se quest'ultima, come ci insegnava Blaise Pascal, potrà non comprenderle tutte. Vediamo infatti le nostre liturgie infestate di canti dal tono zuccheroso, che sembrano voler solleticare con la loro pochezza i nostri istinti più bassi. Se coloro che devono formare il popolo di Dio, i nostri sacerdoti, non sanno riconciliare le esigenze del cuore con quelle della mente, come ci insegnava il beato Antonio Rosmini, non potrà venirci nulla di buono.